Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 14 luglio, grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito ieri sera, Quarta Repubblica. Allora, vediamo subito il microfono, cerco di metterlo più alto, lo so, la questione dell'audio è un tema, ma ragazzi il tema è più su Facebook che su Instagram, purtroppo, quindi non dipende dai miei microfoni, ma purtroppo dal software. Andiamo avanti, parliamo subito di quello che è successo sui giornali, perché oggi il titolo più incredibile di tutti quanti i giornali, buongiorno Vilma, che sei appena arrivata qua, Gerardo, De Vito, un po' che non ci sentivamo, e ti saluto, si fa così, saluta, bene, ciao Anna, ciao Sergio, si saluto anche Sergio, oggi sto un po' con pieno di saluti, sono di buon umore. Beh, insomma, che cosa è successo? Vi dico subito che cosa è successo. Ieri sera mi sono visto, anzi stamattina mi sono visto, ieri notte, ma stamattina mi sono visto i giornali, e Repubblica su che cosa titola, no, vi dico che cosa titola Repubblica, molti di voi non la comprano, ma sbagliate, perché sapete cosa dice Repubblica? Che la Commissione Europea, l'Europa ha detto, ma mai più lockdown, quando finisce? Io non la so questa vicenda. In realtà, mentre noi siamo qua che stiamo decidendo di fare un nuovo proroga del decreto di emergenza, Repubblica titola che l'Europa ha detto che non dovremo fare mai più lockdown, ci dobbiamo mettere nelle condizioni che se dovesse arrivare la seconda ondata tutto si deve fare tranne che il lockdown. Allora, a me fa impazzire questa cosa, perché io sono d'accordo, ma ragazzi, ma noi ci rendiamo conto che oggi sulla prima pagina del Messaggero, per la verità c'era ieri, abbiamo fatto un mazzo così al marchese Corsini, a questo signore che ha una bella casa evidentemente a Portercole, beato lui, e nella casa a Portercole c'è un figlio di 18 anni, beato lui, anche figlio di 18 anni, Hendrik, non so come si chiami adesso esattamente, mi sembra di ricordare. Che cosa fa il figlio? Fa il ballo di 18 anni, come faceva le ragazzine, lo fa lui, fa una festa di 18 anni. Quindi cosa fa? Cosa fa in questa festa di 18 anni? Invita degli amici, ce ne sono 300, poi vedremo che sono 200 o sono 320, ci saranno anche degli imbucati. Assembramento, assembramento! E il principe Corsini sembra di stare nel film 1984, quando Winston deve chiedere scusa. Bene, si è convinto che ha fatto una cagata e chiede scusa. Scusatemi, ho fatto una cagata. Arriva la polizia, molti ragazzini, che cosa stavano facendo? Un ballo di 18 anni a casa del marchese, come si chiama, Corsini, a Portercole. In un mondo normale, la gente fa i balli da 500-700 persone, fino a qualche anno fa facevamo i rave da 3.000 persone, io me li vedo tutti quelli coi piercing, tutti pieni strafatti, che stanno a casa a Portercole di Corsini, me li vedo, no, io mi vedo semplicemente i ragazzini che vogliono andare a festa, ci può stare? No, non ci può stare, si devono sentire colpevoli perché vanno alla festa, dei ragazzini in cui tutte quante le ricerche dicono che il virus, se se lo prendono, non gli fa un cavolo, vanno in ospedale, nel peggiore dei casi, ma in una percentuale ridottissima. E noi però dobbiamo avere Winston che chiede scusa, l'abbiamo avuto. Nel frattempo ci spiegano che il lockdown non ci deve essere mai più, ma andiamo avanti così. Nel frattempo finalmente la regione Lombardia ha scoperto che se stai a un metro di distanza e stai all'esterno probabilmente non c'è bisogno della mascherina, quello che dicevamo in 100 milioni di persone, adesso dal 15 luglio, grazie al cielo, non possiamo andare fuori per strada senza mascherine. Allora mi chiedo, toc toc! Comitato Tecnico Scientifico, amici lombardi, che cosa è cambiato tra il 1 luglio e il 15 luglio? Me lo spiegate? Cosa è cambiato? È cambiato il decreto, è cambiata la norma, è cambiata la vostra testa. Ma vi rendete conto che noi ora possiamo portarci dal 15 luglio, mi sembra, il bagaglio a bordo? Fino a poco tempo fa non ti potevi usare le cappelliere, sapete, quelle robe che sono agli aerei. Non le potevi usare. Qualcuno ha detto, perché probabilmente il virus, hanno scoperto che si attacca attraverso le ascelle. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che adesso possiamo andare nei treni e possiamo stare meno distanziati, ma ricordatevi che se i vostri figli vanno alla festa a Portercole del marchese Corsini sono dei delinquenti, possono andare nei treni per 4 ore uno vicino all'altro, possono senza succede nulla, possono andare in aereo e possono mettere le cose nelle cappelliere. Tra un mese magari scopriremo che possono anche andare alle feste, ma per ora alle feste non ci possono andare, ci sarà il comitato tecnico scientifico che ci deciderà quando i ragazzini potranno andare alle feste. Perfetto, siamo molto contenti. Nel frattempo siamo molto contenti che Conte si è incontrato con la Merkel ieri, perché poi il lockdown ha creato la crisi economica più grave del mondo in Italia, il peggior paese sui 43
paesi industrializzati. Il peggior paese su 43 paesi industrializzati è l'Italia. Conte va dalla Merkel e dice: beh sì, ci puoi dare il recovery fund, su cui alcuni già non sono d'accordo, però senza condizioni. Beh, e stanno lì trattando. Allora questi ci regalano 70 miliardi, magari noi pure contribuiamo al bilancio europeo, sono d'accordo con voi, con i sovranisti che mi seguono, però voi immaginate che ci devono 70 miliardi per le cagate peraltro che abbiamo fatto noi. Questo non lo possiamo dire fuori, ma se un'industria dell'acciaio in Italia è chiusa mentre la sua controllata in Germania è aperta, e in Germania ci sono molti meno morti che in Italia, allora uno dice: forse questo lockdown l'abbiamo fatto male, forse non siamo il modello europeo, forse, come questi ancora ci vengono a dire. Nel frattempo parliamo di cose serie, le autostrade. Beh, la storia delle autostrade è stupenda, perché ieri c'è stato un giornalista a schiena dritta, Marco Travaglio, che intervista Conte, e vabbè, e già ieri non gli ha fatto neanche una domanda. Oggi però, non contento di non aver fatto una domanda ieri, io non ci potevo credere, la Edo di Palazzo Chigi dice: ecco, ieri che cosa dimostra Conte, che non è stato mai un presidente del Consiglio, ha detto parole così nette. Oggi fa l'editoriale raccontando e facendo la cronaca dell'intervista che gli ha fatto ieri, che non era un'intervista ma era un microfono aperto. Mai un presidente del Consiglio ha detto parole così nette sulle autostrade. E poi chi lo definisce un democristiano indeciso su tutto, che non prende decisioni, sbaglia. Volevamo comunicare che sono 2 anni che avrebbe dovuto prendere la decisione sulle autostrade, e volevamo comunicare a Travaglio, toc toc, forse non se n'è accorto, che oggi, dopo aver parlato con la Merkel, come sostiene qualche giornale, visto quello che potrebbe succedere togliendo la concessione in questo modo brutale a Benetton, beh insomma, oggi ci sarà un'informativa nel Consiglio dei Ministri, e non ci sarà la revoca di cui faceva il fico ieri, probabilmente ci sarà un commissariamento, sempre che ci sia, e comunque insomma è tutto molto liquido. Il democristiano è democristiano ed è anche abilmente democristiano, invece Travaglio, ovviamente obnubilato da 2,5 miliardi di prestiti che gli sono arrivati, probabilmente pensa che il giornale, che l'anno scorso ha perso 1,5 milioni, si potrà permettere di perdere anche quest'anno lettori e copie, perché la gente che si mette a ridere quando legge Travaglio che dice che quello, il giorno in cui decide di non decidere, quello non è un democristiano, insomma fa ridere tutti. Però insomma io voglio dire, vi voglio solo segnalare quello che ha fatto sul mio sito la Chirico, perché quello lì è bravissimo a insultare gli altri, le tre lingue della Chirico, e la Chirico gli risponde da par suo. Devo dire che non vorrei utilizzare i suoi termini. Nel frattempo fantastica la storia di Di Maio, che ha detto: ho incontrato Draghi, e questo ne abbiamo parlato, e mi ha fatto un'ottima impressione, dice Di Maio. E oggi Zucchetti ovviamente sul giornale lo sfotte, dice: ma scusami, ma quello ha fatto nel bene o nel male tutto quello che doveva fare nella vita, dal direttore generale del Tesoro, all'uomo del Goldman Sachs, al governatore della Banca d'Italia, al governatore della BCE. Tu hai venduto un po' di bibite allo stadio di Napoli e sei diventato ministro, e qua ci stai a spiegare che è stato interessante per te, che ti ha fatto una buona impressione. Ma ragazzi, ma siamo matti? Draghi è un signore di 70 anni che non è che può essere giudicato da Di Maio, cioè può essere giudicato da tutti noi, ma è il senso del ridicolo in cui Di Maio ovviamente si sta cacciando. A me è stato anche simpatico, però voglio dire, mi ha fatto una buona impressione, forse anche un'escusatio non petita, posto che questi qua avevano descritto Draghi come una specie di Dracula fino al giorno prima, e oggi finalmente è diventato il loro diciamo beniamino. Nel frattempo Palamara viene accusato e viene cacciato, rischia di essere cacciato dalla magistratura, e oggi Fazzo e Amadori ci raccontano che lui chiede 133 testimoni davanti al CSM, tra cui ex ministri e, come dice Amadori, anche i consiglieri giuridici del Quirinale. Quindi insomma, quando si arriva al Quirinale, che è presidente del CSM, la gente se la fa sotto, un po' come quella scena del Marchese del Grillo, non so se ve lo ricordate, in cui non vi ricordate quella scena in cui Marchese fa lo scherzo delle campane che fa suonare a tutti e dice: sì, se mi arrestate a me però dovete prendere anche il Marchese, il principe, il cancelliere, il giudice, eccetera. E la stessa cosa come il Marchese del Grillo fa Palamara, solo che il Marchese del Grillo faceva ridere, mentre Palamara fa piangere, perché Palamara era l'uomo che ha tramato e ha, come si è detto, ha infangato, voglio dire, la buona fede di tanti magistrati che non sono come lui. Nel frattempo sulla politica Minzolini oggi ci spiega che probabilmente però sulla questione autostrade, e non solo, questo governo rischia di cadere. L'avrebbe detto ieri Renzi in un tweet, qui in un sms ai suoi, dicendo: tra MES, nomine, ci sono sempre le nomine, e le authority e la questione autostrade, ragazzi, dice Minzolini, qua vogliono fare chiudere il governo. E Carlo De Benedetti, in un'intervista incredibile oggi al Foglio di Cerasa, dice 2 cose. La prima, che lui dice: meglio Berlusconi e PD insieme per fare un governo, Dio ce ne scampi, ma dice meglio quello
quello che avere Conte ancora al governo, e questo forse uno insomma inizia a traballare. E poi l'altra cosa che dice l'ingegnere, che addirittura dice Berlusconi al governo, dice tutto tranne che Salvini e i grillini, ma insomma se è contento lui. Nel frattempo c'è la questione degli sbarchi, e la questione degli sbarchi è incredibile, perché giustamente dice De Robertis sul Quotidiano Nazionale, gli stessi politici che ci hanno rinchiuso a casa per 3 mesi faticano ad assumere per 3 mesi e con l'economia che è distratta, faticano ad assumere delle decisioni per coloro che cercano di entrare clandestinamente in Italia. Ma come avete fatto il lockdown per gli italiani e non riuscite a fare il lockdown per gli stranieri che non li fate dovrebbe entrare? Come si può fare? Lo dice Giordano, blocco dei porti. È abbastanza ragione, io non riesco a capire per quale motivo a noi ci rompono le balle al marchese che fa la festicciola, mentre 300 che vengono con l'ONG possono venire. È una roba senza senso, tra l'altro i ragazzini vengono multati e i marchesi probabilmente, i ragazzini e i marchesi vengono multati e le ONG invece no, perché non le vengono multate, vengono portate perché loro salvano le persone. Il marchese secondo me salva il nostro divertimento. E ovviamente ieri qualcuno mi ha scritto, mi ha detto: Nicola, ma tu stai a parlare delle feste, degli aperitivi, dei ragazzini, magari occupati anche del fatto che questi non possono studiare e non possono andare a scuola, non possono andare all'università. Sono perfettamente d'accordo, c'è un criterio per cui, però avete capito il paradosso di questa vicenda. CIG per altre 18 settimane, ma la cosa interessante del Sole ve la devo leggere. Dal 18 agosto si potranno fare licenziamenti, e sapete in quale misura si potranno fare licenziamenti? Per le società fallite. Allora una società fallita può licenziare, ma questi ce l'hanno proprio, cosa c'hanno nel cervello? Le pigne. Quindi una società fallita può licenziare, beh, una società che ha cessato la sua attività produttiva. Ma pensa un po', io cesso l'attività produttiva e posso finalmente licenziare. E lo sapete la terzo motivo? Ci deve essere un accordo sindacale con il lavoratore. Sì, ciao core. Allora, questi cazzoni che non sono mai, probabilmente non hanno gestito un'azienda, ma non hanno neanche l'idea di che cosa sia un'azienda, alcuni ideologicamente come il PD e l'EU, altri perché sono ragazzini scappati di casa, evidentemente, non si rendono conto che le aziende non è che licenziano perché sono contente, ma probabilmente se un'azienda non ha fatturato, non ha negozi aperti, non c'ha consumi, perché questi cazzoni fanno i decreti di emergenza e non pensano di dare un segnale di riapertura di questo paese, e siamo ancora sul fatto che nei tram e nei treni si può stare a 20 centimetri di distanza, ma evidentemente non nei bar. Allora, finché continuiamo con questa idea, allora noi diciamo: ah, ma non dovete neanche licenziare, se non licenziano che fanno? Vabbè, intanto il deficit americano, scusatemi, un'altra cosa fantastica oggi è Italia Oggi, ha presente il bonus 110% sulle ristrutturazioni edilizie? 3 certificazioni prima di ottenerlo, ci vuole l'APE, quella che si occupa, quella minchiata catastrofica che riguarda, diciamo, il consumo energetico della casa, poi ci vuole un'asseverazione, poi ci vuole un'altra asseverazione, 3 asseverazioni per avere un bonus che non userà nessuno, qualche casa popolare, qualche condominio. Per il resto, voi che avete la seconda casa, voi che avete la prima casa, voi che avete il condominio nelle città, non lo userete, niente, zero. Poi ci vediamo fra un anno e mi dite se questa cosa viene usata, sarà specchietto per le allodole. Nel frattempo il Wall Street Journal di oggi parla del deficit americano, ve lo dico per farvi piangere, sapete quant'è il deficit americano? 3.000 miliardi, non succedeva dalla seconda guerra mondiale, la cosa non mi compiace, mi spaventa, arriverà probabilmente al 3,4 trillions, 3.400 miliardi, cioè circa il 120-130-200% del PIL italiano, cioè è il doppio del PIL italiano praticamente, il deficit che l'America riesce a fare in un solo anno. Pioggia di soldi a tutti, perché Trump vuole essere eletto, quando si vuole eletto si spende il denaro, non è una cosa che vi dico da liberale, da liberista, penso che sia straordinaria, certo è che se paragonata alle minchiate che facciamo noi, uno ragiona. Scusatemi, fatemi togliere un ultimo sassolino dalle... Beh, oggi ho rivisto la Buongiorno che pontifica sul Libero, quella che faceva il ministro della giustizia, no, che faceva il ministro della pubblica, non ve ne siete neanche accorti, nel governo Conte e Salvini. Beh, io però ieri l'ho vista in televisione quando faceva l'avvocato del caso Genovese. La Buongiorno è questa roba qua, è quell'avvocato che si imbuca a tutte quante le cause che uno che siano mediatiche, perché vuole andare in televisione come una pazza. La grande avvocata, che in realtà di Andreotti non ha visto nulla se non quella cosa mediatica per cui è uscita. A me mi fa venire il ribollimento, non so se si può dire del sangue, perché quando vedi quegli avvocati là, presenzialisti, che prendono le cause soltanto perché vogliono fare i fighetti davanti alle telecamere, beh, allora
allora pensi, vabbè, ecco, la giustizia, è vero che i magistrati sono un po', come possiamo dire, discutibili di questi tempi, ma anche certi avvocati ti fanno pensare che non vadano così le cose da giustizia. Ciao, ciao, altri 18 mesi, chi è? Solo questione di poltrone, dice Miriam. Un abbraccio a tutti, ciao.